ho fatto a mano un tentativo maldestro di disegnare il grafico della funzione sì e no. Allora, adesso andiamo a considerare questo grafico, questa funzione, e vedere, diciamo, di costruire la funzione inversa di una funzione a lei parente, che non è l'inversa del seno, sarà l'inversa del seno ristretto a un certo intervallo. Allora, il discorso è questo qui. Questa funzione non è invertibile, lo sappiamo bene. Il dominio è R, diciamo, campo di esistenza è uguale a F. Invece F di R viene meno 1, 1. Quindi la funzione non è né suggettiva né iniettiva. La suggettività, vabbè, non è importantissima, basta definire la funzione inversa compresa, diciamo, su un dominio su meno 1. Il problema però è che la funzione non è iniettiva, cioè se voi andate a girare il grafico, cioè formalmente fate la... formalmente cosa fate voi quando passate la funzione inversa? Fate una simmetria del grafico rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrato. Che cosa significa simmetria? Significa che prendo un punto da questa parte, lo mando con una proiezione ortogonale sul, diciamo, faccio la distanza dalla questa bisettrice e lo rimando altrettanto dall'altra parte. Ok? Quindi. Ok. Non è proprio, non si vede proprio bene perché questa è la bisettrice che sta fatta male. Se lo faccio un po' più vicino si capisce. Abbiamo capito che fare i disegni a mano non è facile. Ok, comunque se io adesso vado a girare questo grafico con quella simmetria, oppure, ripeto, io immagino che gli metta la mano sul foglio, immagino che l'inchiostro, diciamo, dove sta di appoggiare un foglio di carta velina qua sopra. Immagino che dove ci stanno le linee l'inchiostro passi sulla mia carta velina. Poi prendo questo foglio di carta velina e lo giro così. Quello che osserverò sarà un grafico fatto così, cioè sarà un qualcosa fatto così, non è un grafico. Sarà fatto così. Vale sempre il solito discorso che i grafici fatti a mano, non è che se non grafico. Quindi questo che era così ed era un grafico, adesso si gira così e non è più un grafico. Non è un grafico perché per esempio su questa retta verticale parallela all'asse delle ordinate ci sono due intersezioni con un grafico di funzione su ogni retta verticale può avere un valore, perché diciamo a ogni x corrisponde 1 e un solo f. Quindi qua, dopo aver fatto questo discorso, scambiamo il nome di x e y. Questo non è un grafico di funzione. Allora noi lo vorremmo far diventare un grafico di funzione. Allora qual è la scelta? Cosa possiamo fare? Allora, la scelta più semplice che possiamo fare è: io ho una funzione continua posso definirmela su degli intervalli fin quando sarà invertibile. Me lo dice il teorema prece? Fin quando sarà monotono. Allora l'idea, cominciamo a partire da zero.
in 0, beh, è evidente che la funzione sta salendo, almeno a destra di 0, se prendo un punto abbastanza piccolo a destra di 0 il segno è positivo, a sinistra di 0 il segno è negativo, quindi se voglio sperare che di prendere diciamo una monotonia, devo prendere la monotonia crescente. Fin quando si conserva questa monotonia crescente? Beh, io so che il mio seno, il valore della mia funzione seno, è sicuramente crescente tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Oltre, no, perché quando è arrivato a pi greco mezzi è arrivato al suo massimo 1 e da lì comincia a scendere un'altra volta. Questo lo so. È, diciamo, trigonometria. Che la funzione sia continua lo so perché l'ho dimostrato, ho dimostrato che era ellipsiziale, vi ricordate? Quindi abbiamo dimostrato che la funzione sia continua. Quindi la cosa più semplice che posso pensare di fare per rendere questa una funzione invertibile è tagliare qua e tagliare qua. Che cosa significa? Che la mia f non è la funzione seno, ma è la funzione seno ristretta all'intervallo meno pi greco mezzi, pi greco mezzi. Allora, su questo intervallo la mia funzione è strettamente, è continua ed è strettamente crescente, a meno pi greco mezzi vale meno 1, a pi greco mezzi vale 1. È chiaro? Allora, questa MT che significa? Significa che quando ho tagliato là, io quando vado a fare la funzione, a girare quel grafico, non mi troverò con tutto, siccome quegli altri pezzi li ho tagliati, non mi troverò con tutto il grafico, ma mi troverò solo con questo, con tutto il simmetrico del grafico, ma solo con questa parte qui. Solo con questa parte qui. Ok? E questa sarà l'inversa di questa, non della funzione seno, perché la funzione seno non è invertibile, è l'inversa di questa. E questa è quella che noi chiamiamo funzione arco seno. Questa è la funzione arco seno, quindi arco seno non è l'inversa del seno. Noi sappiamo solo che y è uguale a seno di x se e solo se x è uguale all'arco seno di y. Questo vale solo per le x comprese tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, o se preferite per le y comprese tra meno 1, cioè sì, per le x comprese tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. No, per le y non lo posso dire perché, sì. Se prolungassimo la funzione arco seno, però avremmo l'inverso della funzione seno. No, perché se io la prolungo non è più una funzione. Adesso ci arriviamo. È chiaro? Non posso fare di meglio, perché appena vado a prendere un pezzetto un po' più grande, non è più grafico. Quindi quella lì non è una funzione. Dovrei ricorrere a una definizione di specie di inversa generalizzata o qualche altra cosa che però va a contraddire tutto quello che abbiamo detto fino a mo'. Quindi è sbagliato scrivere se non la meno. Dipende da che cosa definisci come seno alla meno 1. Se seno alla meno 1 è la funzione arco seno, nel senso che è l'inversa di questa, sì, non è sbagliato. Ma se non intendi quello, è sbagliato. Quello perché scrive sulla calcolatrice si scrive seno a meno 1? Perché probabilmente arco seno non c'entra. O forse, vabbè, gli americani usano asin, invece c'entrerebbe. Però, ok. Quindi questa cosa vale solo quando abbiamo stabilito che x è compreso da meno pi greco mezzi e pi greco mezzi.
perché appunto la funzione di partenza l'abbiamo definita su meno pi greco mezzi, pi greco mezzi. Adesso qualcuno potrebbe dire, ma io non potevo fare così, non potevo prendere questo pezzo qua della funzione z o questo pezzo qua, anche questi sono monotoni. Cosa significava? Significava che io invece di avere questa avrei avuto questa. No, no, continua benissimo. Questa che funzione è? Questa qua, se ci andate a fare caso, non è una nuova funzione, è semplicemente y uguale pi greco meno arcoseno di x. L'abbiamo spostata di 180 gradi. No, non l'hai spostata di 180 gradi, perché sennò era pi greco più arcoseno. Era pi greco meno, cioè hai preso questo pezzo, l'hai ribaltato di qua. Guarda, da quando arrivi qua, vedi che ti trovi con i valori, no? Qua, questo è pi greco meno pi greco mezzi, pi greco meno pi greco mezzi fa 3 pi greco mezzi. Poi questa sale, questa scende, quando in 0 questa valeva 0, questa vale pi greco, quando arrivi a 1 questa vale a pi greco mezzi, questa vale pi greco meno pi greco mezzi e fa pi greco. Ma perché è così? Ma se ci fate caso, se voi vi ricordate la definizione della funzione seno, alfa e pi greco meno alfa, scusate, questo qua è pi greco meno alfa, sono ambedue angoli che hanno lo stesso seno, o no? Le relazioni tra gli archi associati x e pi greco meno x hanno lo stesso seno. Quindi adesso se io faccio seno di pi greco meno arcoseno di x, fa sempre y, fa seno di arcoseno di x, faceva y. Se y, sì, seno di arcoseno di x faceva y, ma seno di pi greco meno arcoseno di x pure y fa. Perché se questo è alfa e questo è pi greco meno alfa, hanno lo stesso seno. Quindi quella è l'inversa della funzione seno ristretta qua, diciamo ristretta tra pi greco mezzi e 3 pi greco mezzi. È chiaro? Quindi quell'inversa lì non è... Adesso se lo faccio la terza volta, quindi vado a prendere il terzo pezzo, adesso che mi viene, che l'abbiamo semplicemente, stavolta sì, l'abbiamo spostato solo il 2 pi greco. Quindi se volete, quando fa, allora mettiamola così, parliamo diciamo in maniera maccheronica, se io prendo il grafico del seno e lo faccio a pezzetti invertibili, suddivido il dominio in intervalli in cui il grafico sia, la funzione sia invertibile, cosa troverò? Troverò inverse nei vari pezzetti, che sono o questa traslata più 2 pi greco, oppure questa, e questa non è banalmente questa spostata, ma è pi greco meno la funzione di partenza. Quindi diciamo, se voglio fare le varie funzioni inverse, non sono tutte banalmente traslate l'una dell'altra, quindi non posso dire che se seno di x fa y, x è uguale a un certo valore più 2k pi greco, no, è uguale a un certo valore più 2k pi greco, oppure è uguale a pi greco meno quel valore più 2k pi greco. Per esempio, se seno di x fa un radice di 2 su 2, no? Allora x quant'è? 45 gradi più 2k pi greco. Scusate, pi greco quarti, perché non posso usare le due notazioni insieme, pi greco quarti più 2k pi greco
ma anche 3π quarti più 2kπ. Quindi i valori in cui il seno fa radical 2 su 2 sono π quarti, 3π quarti, π quarti più 2π, 3π quarti più 2π, π quarti più 4π, 3π quarti più 4π e così via. È la stessa cosa se sottraggo multipli di 2. È chiaro questo discorso? Quindi noi scegliamo la funzione arcoseno perché è la più comoda, nel senso che è l'inversa della funzione seno vicino all'origine, sostanzialmente, questo è il concetto. È chiaro? Questa cosa è ancora meglio, si vede ancora meglio con la funzione coseno. Quindi cancelliamo e andiamo a rifare il discorso per la funzione coseno. Se adesso vado a fare il grafico della funzione coseno, vabbè, insomma, una ragionevole approssimazione di questo grafico, tenendo conto che non sono bravo a fare i disegni. Comunque, allora, qui da 0, allora qua il problema qual è? Il problema è che la mia funzione coseno è continua, però proprio è un problema di invertibilità, proprio in 0. Perché il coseno in 0 vale 1, che è il massimo. Allora, se io mi allargo da tutte e due le parti, la funzione non è invertibile. Vedete? Dove c'è il massimo, appena io mi allargo, ci sono due valori, due punti su cui la funzione assume lo stesso valore. Due arcieri che stanno sullo stesso bersaglio. Quindi proprio vicino a 0 la funzione non è invertibile. Allora qui da 0 posso andare da una parte sola, o vado verso π greco o vado verso meno π greco. Quindi io la funzione coseno, scusate, la posso invertire o tra 0 e π greco, o tra meno π greco e 0, oppure sugli intervalli tra slide 2 e π greco di questo. Allora, quando la vado a invertire tra 0 e π greco, quando la vado a invertire tra 0 e π greco, cosa otterrò? Otterrò che la mia funzione inversa farà più o meno così. In meno 1 vale π greco e in 1 vale 0. Allora, sarebbe a dire, io ho tagliato qui e qui, prendo questo pezzo di grafico, lo giro e ottengo quest'altro pezzo di grafico qua, più o meno. Ok? Questa chi è? È y, l'arco coseno di x, o se invece andavo, di quella andavo a girare questa, cosa ottenevo? Ottenevo quest'altra, ottenevo quest'altra e quest'altra altri non è che meno arco coseno di x. Ricordate, prima c'era una quantità, poi c'era π greco meno quella quantità, stavolta c'è una quantità e l'opposto. Questo perché? Perché coseno di alfa, stavolta, se prendo
un angolo alfa, il coseno di alfa e il coseno di meno alfa sono uguali, perché stavolta il coseno è questo qua, e quindi se un angolo, se un angolo, diciamo, se all'angolo alfa cambio segno, il valore del coseno rimane lo stesso. Ci manca un minuto. Allora, attenzione, questa qua non è, non assomiglia a una delle due che abbiamo visto prima? Certo che assomiglia, questa è pi greco mezzi meno arcoseno di x. Se andate a vedere, l'immersa del secondo ramo della funzione seno era pi greco meno arcoseno, questa invece è pi greco mezzi meno arcoseno. Questo, per, diciamo, cosa mi dice? Non è altro che la traduzione che coseno di pi greco mezzi meno alfa è uguale a seno di alfa. Coseno di pi greco mezzi meno alfa. Cioè che se due angoli stavolta non sono non sono supplementari ma complementari, allora seno di alfa è uguale a coseno di pi greco mezzi meno alfa, cioè seno e coseno sono uguali. Va bene.